Allora, buonasera amici di Salpicon, ci troviamo qui con niente meno che Lázaro Martín Díaz Armentero. Lázaro Martín Díaz Armentero, che è proprio un'icona della salsa qui in Italia. Di fatto a Roma penso che sei stato uno dei primi, no? Bueno, sì, sicuramente sono stato il terzo. Il terzo. C'era sì. Anche Virginia Borroto, c'era anche Ortiz e dopo sono entrato io. Ho capito. Comunque noi ci ricordiamo tutti di lui. Allora lui ha fatto una strada professionale molto lunga qui in Italia e oggi ha un locale proprio. E quindi la mia prima domanda è proprio quella, perché hai voluto fare questo salto, fare questo locale? Bueno, en primera cosa, esta es una mía iniciativa de tantos años que había en mente. No se estaba posibilidad real en el momento. Hubo un poco de coraje de afrontarlo esta aventura en este momento, aunque porque desgraciadamente adesso a Roma hay una realidad un poco confusa de la scelta, aunque artística, aunque de musicalmente, ha diventado un poco piatta la situación de un poco de años. Ha evitado todo piatta y por exigencia anche del peso público me hanno un poco un voto a crear una iniciativa inmediata para poder darle un toque un poquito più, digamos, più dinámico y più latino de quello que c'è adesso in giro. Guarda, tú has dicho una cosa muy importante con la cual yo coincido plenamente. Infatti, uno dei problemi che ha avuto il mondo della salsa in questi ultimi anni, che sono rientrati o sono entrate meglio una serie di altri ritmi che sì, si avvicinano alla salsa ma non sono la salsa. E infatti io sono stato qui per la serata inaugurale e una delle cose che mi è piaciuto è vedere che tu hai messo salsa cubana 100% tutta la notte. Sì, veramente sono una scelta musicale mirata non solamente cubana, adesso un esempio oggi c'è un po' più commerciale, c'è anche la salsa portoricana, la salsa anche colombiana, anche cubana come al solito, però questo locale è fatto con una caratteristica propria dove vuole sviluppare che sia il centro della salsa del ballo latinoamericano e della salsa romano. E quindi del ballo di coppia. Il ballo di coppia, sì, il ballo di coppia. Perché questo è importante, perché sì. Tende a perdersi il ballo di sì. Coppia, no? Sì, pensa, adesso veramente è vero che c'è una nuova tendenza del reggaeton urbano che va molto di moda, è bello, però è un ballo per ragazzi, anche per alcuni adulti che si buttano un po', però è più selettivo, no? In questo caso penso che la mamma per eccellenza del ballo di coppia è la salsa, la bachata, il son. Y una de las cosas importantes que vorrei retomar en esta iniciativa de estos locales es que no solamente se baile solo salsa, se baile son, mambo, chachá, este baile que aunque merengue, se no pensi. El nombre con eso de estos locales se llama Latin Palace porque debe ser el contenedor universal de tutti i ritmi y bailes dominicani en Europa. Me sé si riuscisse anche nelle elezioni, porque he visto que c'è un programa molto folto. Si riuscisse a recuperare alcuni ritmi che si stanno perdendo, sì. Come ti dico per esempio il cha-cha-cha, si balla solo come animazione, non si balla più in pista. Ma in pista, esatto. Infatti adesso anche la prossima settimana che veramente inizierà il vero programma artistico del locale, mi sono inventato un segmento, diciamo almeno di 10-15 minuti, che si chiamerà Ensalada Musicale. O sea, ¿qué vos dices? En estos 10-15 minutos, noi meteremos un mix de chachá, de son, de mambo, de merengue, donde piano a piano la gente se debe preparar anche para bailar con este ritmo, quelli de nuevas generaciones que no lo conozcono, pero quelle vecchie generaciones que ya sanno fare, almeno mostraranno anche al altri que existe qualcosa anche di più de quello que facciamo oggi. Tu hai già un merito, perché lezioni di son, per esempio, ci sono pochissimi qui a Roma, sì. E vedo che nel programma c'hai proprio le lezioni di son. Sì, veramente io ho creato una strategia anche a livello accademico dove poter sviluppare tutta questa storia o diciamo percorso culturale e danzario latinoamericano. Io adesso ho puntato molto sul
la elección de los bailes folclorísticos nacionales cubanos, como el son, el chachachá, la rumba, el afro, el portamento femenil, que lo fará aunque Yolena Conde, el son, lo fará yo con Dayamín, que es la gran exponente de Dayamín Curé, un gran exponente, fantástica. Y será aunque Atri Maestri, que fará un ejemplo, Víctor de la Colombia, fará la bacheta colombiana, la cosa auténtica, será aunque Atri Maestri, que fará la nueva tendencia de la, digamos, de la bachata sensual, que es una creación, digamos, un poco fantasiosa por bailarini, pero cuelli que se siente no en grado de falla, pues no han que incluso con extra la ley. Pero el punto mucho es la parte folclorística, la parte auténtica de los bailes latinoamericanos. Molto interessante. E come pensi di costruire un rapporto con le scuole di salsa? Bueno, yo históricamente siempre soy stato molto, diciamo, trasparente con loro. A mí la mia intenzione es que questo debe ser un locale aperto a tutti y anche a la colaboración con altri maestri. Pude decir, estilo no son cuelos compatibles con cuelos que faccio yo, por menos importante. Lo menos importante es que el público trove un divertimento sano y un amplio, una amplia gama de, digamos, de expresión artística sobre lo que facciamo noi. Lo importante de esto es que es una mía, a eso faccio un invito a tutti i maestri. Questo locale es molto, molto bello, un locale que es especialmente per bailare, per fare belle esibizioni. Magari si fanno avanti e venire a trovarmi senza problema, siamo sempre un accordo e sono sempre le porte aperte per collaborare insieme. E infatti il locale è molto elegante, per me è una specie di ballroom, no? Sì, sì. E quando sono entrato ci ho pensato a alcune sale negli Stati Uniti, sì. E credo che un arredamento di questo tipo mancava. Veramente è stato tutto pensato, perché anche un arredamento anni 50, dove veramente è stato il boom della musica cubana anni 50, 50 in Cuba, in America Latina, è stato un periodo molto speciale, perché sono uscite un sacco di agrupazioni storiche in quel periodo e è stato come un lanciamento al mondo della musica latinoamericana. Infatti l'arredamento che ho scelto, il colore che ho scelto, anche le foto che avete visto qua, sono foto storiche che fanno parte di quel... di quella espressione di quel momento. Bene, bene, allora guarda, io ti vorrei desiderare un grande successo. Grazie, grazie mille. Speriamo che tutto vada bene e invito gli amici di Salpicón proprio a venire qua. È a Mostacciano, si trova vicinissimo al raccordo anulare, si arriva qui in un secondo, insomma. Un secondo, sì, sì. Quindi è un locale che merita. Veramente sì. Io anche mi condivido con te, saluto anche a tutti gli amici di Salpicón, devi trovare qualunque iniziativa che avete in mente di fare, sono sempre aperto, questo locale per voi e noi lo vediamo sempre per voi. Grazie. Ah, lo mille. Faremo senz'altro, faremo grazie. Una bella iniziativa qua. Grazie, grazie Lazzaro, grazie. Grazie a voi. Grazie, eh? Grazie a voi.